Attenti a par ragazzi, Quax, l'oggi amicato di Zona Sole, sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo episodio della serie Access Road to Glory, esattamente l'episodio numero 5. Comunque prima di iniziare vi volevo ricordare come sempre per stare da FIFA con te, se siete interessati a comprare anche di FIFA, e appunto vi volevo anche ricordare che sta facendo sconti per appunto quelle persone che acquisteranno 1 milione di crediti, che si sta vendendo se non sbaglio all'incirca 20 euro. Comunque partiamo subito con questo primo episodio. In questo episodio vi porterò 3 partite, se non sbaglio, 3 partite tutte quante combattutissime, perché infatti, come vedete, prima partita ho trovato un avversario che utilizzava un 4-3 abbastanza forte e anche costoso, infatti utilizzava giocatori come Robben oppure anche Benzema in forma. Io sono riuscito a tenerli testa con la mia grandissima squadra composta da giocatori di bronzo e d'argento, quindi una squadra un po' varia diciamo. Sono riuscito a portarmi al 3-0 al 34esimo e cosa fa il mio avversario? Decide di quittare, quindi ho detto ma va bene. Prima partita andata benissimo, vinciamo il titolo e con i crediti che abbiamo appunto vinto, guadagnato, che giocatore andiamo a prendere? Allora andiamo a prendere un difensore centrale tedesco chiamatosi Bungert, che appunto viene anche lui da Mainz. Perché? Perché appunto lui mi riuscirà a dare una doppia intesa a Baumgartner, tipo il centrocampista centrale austriaco. E poi volevo prendere anche Boateng, solamente ho visto che non avevo i crediti necessari, quindi cosa sono andato a fare? Sono andato a scartare uno dei miei difensori che avevo preso in precedenza, infatti sto parlando di Socrates. E appunto con i soldi che avevo più i soldi che ho guadagnato appunto scartando Socrates, sono riuscito ad aggiudicarmi Boateng valutato 83 per un prezzo che gira attorno ai 3000 crediti. E così la squadra era veramente completa, ve la farò vedere bene nel prossimo episodio sicuramente, però appunto sappiate che la squadra era completa e con questa squadra cercherò di vincere più partite possibili e andare più avanti possibili. Anche se succede una cosa, guardate un attimo che squadre si trovano anche in divisione 7-6. Questo qua aveva una liga che costava all'incirca un 20 milioni di crediti, perché infatti utilizzava Cristiano Ronaldo Totti, Messi Totti, Neymar Second Man of the Match. E cosa è successo? Io al 10° minuto prendo anche un cartellino rosso, o meglio lo prende Wijnaldum. Quindi sono costretto ad utilizzare una squadra composta da giocatori bronzo e argento, giocare in 10 per appunto giocare, scusate la ripetizione delle parole, contro uno che utilizzava una squadra full Totti, un po' di carte varie della Liga, quindi è una cosa veramente difficile. Però lui passa in vantaggio, ma noi al 18esimo riusciamo subito a pareggiare i conti, quindi PC Mode attivata se possiamo così dire. Ma non succede solo questo, perché infatti, non dico poco dopo, ma un po' di tempo dopo, noi non siamo molli, dobbiamo andare a fare il 2-1. E al 54esimo, guardate un po' Lazaro che azione, ne scarta 1, 2, 3, la passa Depay, tocco magico, ci fa portare in vantaggio sul 2-1. Poi in questa partita non saranno altri gol, però vabbè. Comunque ragazzi, colgo un attimo questa occasione per parlarvi di un paio di cose. La prima, vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi state dando, grazie anche a quelle persone che continuano a lasciare un mi piace, grazie mille, perché veramente mi servono ultimamente, dato che veramente quelle 2 settimanelle, 1 settimanella e mezza, poi quei 4 giorni in cui non ho messo video, mamma mia, se mi sto pentendo, perché vabbè no, non pentendo no, perché alla fine non avevo tempo. Però comunque è una cosa abbastanza brutta, perché ho perso molta visibilità, cercheremo comunque di riprenderla. Infatti o dal 15 di questo mese o dall'1 direttamente di settembre rinizierò a fare l'iscritto più attivo, così che appunto ci saranno nuovi contest e cose varie. Comunque, quindi ecco, mi raccomando, se potete lasciate un bel mi piace. E come vedete, dato che questa serie non mi porta via troppo tempo, vabbè, mi basta fare 3 partite, poi editarle un secondo, farci un commento sopra, cerco anche di portarvi qualche volta un video al giorno. Comunque in quest'ultima partita incontro questo avversario che utilizzava una 4-3-2-1 abbastanza strana, una squadra abbastanza strana. Ma cosa succede? Al 4° minuto lui si porta già in vantaggio e io dico mamma mia, dobbiamo subito impegnarci. Provo ad impegnarmi, ma il minuto successivo, 2 minuti dopo, lui mi fa addirittura già il 2-0. Quindi perdevo 2-0 al 6° minuto e io ho detto eh no, non va bene. Questo è appunto, voi state vedendo adesso che io stavo utilizzando Portillo, proprio perché non potevo più utilizzare Wijnaldum e ho utilizzato prima il centrocampista che appunto avevo in rosa. Quindi non badateci caso, non dovete prenderlo, ecco, se volete fare una squadra simile alla mia. Comunque cosa succede? Vado sul 2-1, lui subito dopo si porta sul 3-1, ma poi c'è la strage. Van Aanholt, ragazzi ve lo consiglio stra tanto, buca la linea difensiva avversaria,
tiro di sinistro, grandissimo gol. Quindi ci portiamo sul 3-2, ci continuavamo a credere e infatti al 66esimo Depay avanza. L'ho passata per sbaglio ad Alan, però Alan, grandissimo colpo di destro, ci porta sul 3-3. Ma guardate un attimo cosa succede negli ultimi minuti, perché infatti ribaltamenti di fronte a Gogo. Baumgartner la mette in mezzo per Boateng e Boateng firma il 4-3. Io la pensavo finita questa partita, ho detto partita chiusa, abbiamo fatto un recuperone e via. Ma pochissimo dopo Eto'o lancia Sergio Ramos buca la mia difesa e fa il 4-4. Poi lui è stato a vedere tutti i replay per farmi arrabbiare. Ma successivamente cosa succede? All'86esimo Depay vede Alan tocco morbido e gol, quindi 4-5 e riusciamo a vincere anche questa partita. Per adesso quindi parziale di 17-0-1, adesso non mi ricordo bene. Comunque abbiamo perso solo una partita, ragazzi. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Vediamo se riusciamo a raggiungere 3000 mi piace. E quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente palla al centro al prossimo video. Bolla!